That's incredible. Ragazzi. Anche oggi le abbiamo provate, ma non dico tutte, ma qui. Eccolo qui, ragazzi. Prima di raggiungere l'amico Nicolas, un paio di lanci con la combo di oggi è composta dall'Iborn, eccolo qui, Iborn 118 IMA. No. Vedo l'amico Nicolas che al momento mi sembra di capire dichiara di non aver ancora catturato una spigola, ma che data la giovane età ne acchiapperà sicuramente parecchie più di me. Andiamolo a conoscere e facciamoci una pescatina con lui. Nicolas, sto riprendendo per il canale, sai. Come stai? Bene, vado un po' laggiù. Ciao. Io sono Federico. Nicola, ok. Niente? No, no. Io nulla. Ah, pure tu c'hai la GoPro pronta, sì, per... Ah, per mo' ho ripreso poco. Vabbè, però mi hai detto che hai acchiappato qualcosa. Sì, quest'estate. Qualche serra, però... Ma c'hai un canale pure tu? No, no. Niente, così me li tengo. Ah, vabbè, infatti il bello di delle riprese è potersele rivedere. Sì, più che altro sì. Anche perché se ne acchiappano talmente poche che... che quelle poche se non gli fai il video te le dimentichi pure tu. Solo oggi un po' calmino, Però ho finito alle 2 di lavorare. Ma che lavoro fai? Però a Liber de Colonnella, su blogger. Ah. Vabbè. Finito mo', quando c'ho tempo. Sei di qua, di Alba? Io sono di Rieti, però quest'anno mi sono fermato qua a Alba. Vivi solo? Sì, però lavoro 20 ore, quindi me le metto vicine e quando posso torno via. C'ho la famiglia là? Sì. Sto 3-4 giorni qua, 2-3 là. Ah, quindi sei in continuo movimento. Sì, vabbè, ma... Vabbè. Si fa, si va. Qua si sta bene, si sta. Lo so. Si sta bene, poi guarda che cavolo di mare, questo è il periodo più bello, che ci abbiamo il mare tutto a disposizione nostra, sì. Capito? L'estate arrivano la gente, l'anca sì. Allora io avevo, pescavo a spinni, vabbè ho sempre pescato, però pure soprattutto acque interne. Poi dopo c'ho la casa qui, quindi mi sono messo a pescare, a fare spinning e presi una spigola tempo fa. Dopodiché non so per quale motivo ho interrotto, perché c'ho un sacco di hobby. Bici, fotografia, eccetera. Ma quest'anno, l'anno scorso, mi è ripresa proprio la passione. La passione, ho iniziato a postare sti video, è nato il canale, mi ci sono divertito. E mi ero fissato, ho detto una spigola la devo prendere. Fino a quando alla fine non è uscita. E il posto è esattamente là, Tanto. Là di fronte, sì. Dopo la boa. Ah, ok. Quindi qua la zona è questa, Quello che mi hai fatto vedere, mi hanno dato la foto. Questo, sì, questo è Lima, l'Iborn, però questo è 118, perché il 90, che è quello più piccolo con il quale ho preso la spigola, il testa rossa, purtroppo giace in fondo al mare. Questo praticamente ti lavora pochissimo sotto, massimo va 20 centimetri. Perché il mare qua è basso, capito? Io infatti ho preso questo qua da Decathlon, ma... questo ti tocca. Quando arrivo alla fine mi tocca. Senti la sabbia che... Però... Ah boh,
lo tieni alta, tieni la canna alta. Vabbè, facciamoci due lati amici del canale, Nicolas. Che c'hai? La canna come canna? Ah, ok. Canna favorita. Carina. Uno. Bella. 418. Il mulinello Stratic 3000. Il 3000. Sì. Vedi, io ho il fratello maggiore, 4000. Sì. Stesso knob. Sì. Però c'è una ragazza bella. Sì. Bella cannetta. Lunghezza questa? 2,14 m mi sembra. 2,13 m. Un po' non tanto lunga. Un po' cortina forse, però l'artificiale lo senti sì, bene. Sì, sì, sì. Ho scritto al negozio di chiamare qualcosa per dalla spiaggia, ma hanno detto non la prendo troppo lunga che. Allora, io ho la 2,70 perché ogni tanto io mi infilo pure sulle scogliere. Là ce la vuole lunga, anche se mo ultimamente ho preso la Maver 2,40 che più è corta e più lavori bene con l'artificiale. Cioè, lo senti proprio bene. Però questa, la Lunamis della Shimano, questa di seconda mano l'ho presa, costa un patrimonio. Però c'è una sensibilità che fa paura. Quanta di grammatura? Questa è 5,20. Ah, no. No, no, questa è una 5,20. Vedevo il punto qua, mi sembra tanto. No, è molto, è massiccia pure qua la cosa, però vedi dopo si assottiglia rapidamente. Vabbè, per il momento niente, continuiamo a fare un po' di lanci, vediamo un po'. Nicolas pesca un po' più profondo, c'ha una paletta un po' più accentuata, io sto più in superficie. Se la spigola c'è, uno e due, la tira fuori. Pesca. Mi ha appena mandato un messaggio Ruggero, quindi tra poco io e Nicolas saliamo in macchina e andiamo a raggiungere Ruggero al porticciolo di Martinsicuro. Però per il momento insistiamo un po' qui alla zona vicino Foce, anche perché c'è sto panorama che merita veramente. Ci stanno entrando in pastura i gabbiani. Un gabbiano vale come scappotto, Nicolas? Sotto fino a che ora è fermata? 7:30, 8, perché quello Ruggero roba che si sta pure fino alle 11 di sera. Io però ora di cena me ne vado, anche perché qua davanti i gabbiani stanno a mangiare. Ruggero è proprio patito, quello viene da Folignano, quindi si farà un non so bene come si fa una trentina di chilometri di strada. Quindi quello, una volta che riesce a liberarsi dal lavoro, viene e si sta fino a quando può. E approfitta di un tempo. Sì. Però è la sa lunga. Poi costruisce gli artificiali, li fa lui. Ci vuole esperienza, ci vuole il tempo, però dopo prenderla con un artificiale tuo, beh, è una soddisfazione che si aggiunge alla soddisfazione. Eccoci qua, Nicolas ha montato un Walking the Dog, io invece vado un po' più sotto, anche se artificiale me lo sto ritrovando spesso e volentieri sporchino, ci sono un po' di alghe sotto, però
luna piena. Sì. Lei è bello profondo, anche perché l'altra volta stava praticamente, ci hai fatto caso che si è ritirato il mare un paio di settimane fa, quindi lì passavo e ho visto là c'è un almeno mo ci starà 1,20 m d'acqua. C'è stata la causa alta pressione, si è ritirato da morire. Sì, in momenti praticamente va fuori d'acqua. Comunque è sporco sotto. Le condizioni non sembrerebbero quelle per insidiare la regina, però l'unica regola nella pesca è che non ci sono regole. Devo cambiare perché mi si sporca troppo. Sotto è proprio la custodia della daiva che c'ha Nicolas con tutti i suoi le totanare, quindi sì, a breve ce la fai vedere una, farlo sa, ce la fai vedere una bella seppia, una bella seppiolona, e questo è il simbolo della daiva, molto bella. Due reparti qualcosa, vabbè, credo sono simile, sì, credo simile sì. Alla mia una tascona pure questa. Sì, mi sa che sto prendendo uguali. Bella attrezzatura. Siamo ancora qui. Pieno tramonto. Luna piena sopra di noi, bellissima. Per il momento ancora non si vede nulla. Però veramente un bel panorama. Ecco, qui in compagnia di due pescatori surf casting, qui abbiamo, ti chiami? Tiziano e Giovanni. Ci stiamo a fare una chiacchierata al chiaro di luna. Tiziano è un pescatore, fa le gare, giusto? Sì. Sei giovane, Tiziano, quanti anni c'hai? 15 anni, beh. Ma siete padre e figlio? No, lui è bravo, sono il nonno. Ah, infatti si vede, una bella somiglianza. Vabbè, vedi, cerca il canale, salutateli. Ci abbiamo provato, giusto Nicolas? Abbiamo dato tutto quello che potevamo dare. Tutto sommato è stata una bella giornata. Abbiamo... Sì. E niente, vuoi dire qualcosa agli amici del canale? Buona fortuna. Almeno speriamo che qualcuno di noi oggi abbia scappottato. Va bene, un saluto. Tu la macchina dove ce l'hai? Qua? Oh, usciamocene da qua. Di che squadra sei tu? Che, come dire,
un po' di pulizia, cerchiamo di aiutare il mare.